Buonasera, salve a tutti, questa è la diretta per il detailing, ben trovati, spero, vediamo chi si collega, aspettiamo un poco. La volta scorsa non ci siamo visti, non c'ero purtroppo. Attendiamo qualche minuto con piacere. Per chi fosse già in linea, ricordo che potete farmi tutte le domande che volete su qualsiasi argomento, anche diverso dal detailing. Io cerco di capire, perché sto sempre a imparare. Allora. Buonasera Maria Rosaria. Buonasera, non mi ricordo, forse ci siamo già viste? Già visti? Aspettiamo che entri qualcun altro. Se capisco bene siete già in tre, però non sono sicura di comprendere bene i segnali di Facebook. Come sempre nella diretta che facciamo, io appena si crea un piccolo gruppetto, vi invito, se volete, a provare il detailing e vedo che riscuote molto successo questa cosa, e a provare il detailing, se volete, ovviamente considerate che viene in diretta e quindi le persone sapranno un po' di qualcosa. Che voi avete qualche difficoltà, quindi tenetelo presente, se vi va bene possiamo farlo. Direi di poter fare 20 minuti, 20 minuti ciascuno, può essere che riusciamo a fare anche tre persone, se volete. E diamo così un'idea alle persone di che cos'è il detailing e una mano. Diversi di voi mi hanno detto che già con questo piccolo intervento sono stati meglio. Mentre aspettiamo, giusto per chi non c'è mai stato, che cos'è il detailing? Il detailing è una tecnica per poter eliminare completamente le convinzioni. Noi siamo fatti di convinzioni. Non è però, attenzione, non pensate alle convinzioni solo quelle che avete in testa. Noi non siamo fatti solo delle convinzioni che la nostra mente pensa. Sarebbe facile. Le convinzioni che noi abbiamo dentro sono frutto della nostra mente, delle cose del cuore, delle emozioni, di ciò che è avvenuto in questa vita, delle relazioni che sono create in questa vita, di quello che è il nostro bagaglio genetico che ci portiamo dietro, tutta la storia a cui noi apparteniamo, quindi anche le vite passate e tutte quindi le esperienze che fate in qualsiasi modo. Ad esempio anche con i sogni, perché anche con i sogni fate delle esperienze, è tutto quello che riguarda l'anima. Quindi le nostre convinzioni sono frutto di tutto questo, delle vite parallele, per cui è bella nutrita. Noi pensiamo che crediamo in una cosa e che il nostro comportamento è così, ma molte volte le nostre cose sono diverse. Difatti, nel Theta Healing, per fare queste verifiche, usiamo un test kinesiologico che prendiamo in prestito dalla kinesiologia, quella che anche gli psichiatri danno in martelletto sopra ai ginocchia per vedere i flessi o sui gomiti. Noi usiamo questo bel ring così, per esempio sono Angelo, le dita rimangono unite, sono Francesca, le dita si aprono perché io non sono Francesca. Perché fare questo test? Perché purtroppo noi a volte non vogliamo accettare le cose che abbiamo dentro. Ci piace vederci belli, carini e ci crediamo pure che lo siamo così. Io stesso, credetemi, scusate, a volte scopro cose di me inaspettate. E più le sganciamo, le eliminiamo, e meglio siamo e meglio otteniamo ciò che è il nostro percorso. Dunque,
Con il Theta Healing cosa si fa per cambiare queste convinzioni? Si va con un processo meditativo molto in alto, in un luogo che noi chiamiamo settimo piano di esistenza, e incontriamo, speriamo, quello lì, e chiedo tutto ciò che è lui che ci fornirà quello che la persona su cui si sta lavorando, di che cosa ha bisogno. Potrebbe essere quello che ha chiesto la persona, potrebbe essere altro, perché può essere che il punto cruciale è un altro per risolvere la problematica che la persona ha. Ed ecco che nel momento in cui arriva la frase nella mente e la si va a testare e la si verifica appunto con le dita che rimangono unite o che si aprono. Una volta che si è assestati e si è trovati un punto preciso, si è visto che quello è il punto, si chiede alla persona: lo vuoi togliere? Lo vuoi eliminare? E con lui viene fatto questo. Quindi questo è il giochetto semplice. Sembra una cosa assurda, una cosa strana, e intanto dà dei risultati pazzeschi. Ok? Se vi dico la mia avventura che ho avuto questa settimana. Io mi trovo a Napoli, sono andato a vedere una cosa bellissima che si chiama Galleria Borbonica a Napoli, dove ci si accede anche ai rifugi che c'erano durante la guerra. Già quando stavo lì, quando sono andato in quel posto, ho percepito qualcosa di strano, come se ci fossi già stato, e io non ci sono stato perché sono nato nel 59, quindi la guerra è finita nel 45. E però io sentivo che c'ero stato, che c'era sofferenza mia lì e sofferenza di altri. Insomma, dopo che ho visto la Galleria Borbonica, ho iniziato ad avere tosse e raffreddure. Io non mi ammalo mai. E ho capito che c'era qualcosa che non quadrava. E ho iniziato a lavorarci, niente meno, c'erano mie 6 vite passate coinvolte lì sotto. Quindi c'erano anche una coincidenza di vite parallele. Ed è una cosa strana, è un eccesso questa cosa. Allora, una volta tolta la sofferenza di queste 6 vite parallele, un bambino che è rimasto orfano dei genitori, una famiglia intera che è morta, due moglie e marito e due figli, eccetera, e altre cose, ho detto c'è qualcosa che non va. E sono andato a controllare se per esempio avevo compreso cosa dovevo comprendere da questa convergenza, eccetera. E a quanto pare non avevo ancora compreso. Quindi quelle vite non se ne volevano andare, non mi volevano liberare. Finalmente, con il lavoro col Theta Healing, è uscito fuori, ci ho lavorato. Non mi chiedete cos'è perché non me lo ricordo più. Perché col Theta Healing le cose scompaiono e quindi ora io non le ricordo più. E non devo ricordarle perché è come se non le avessi mai vissute. È così che funziona questa cosa meravigliosa. E come ho fatto questo lavoro è scomparsa la tosse e il raffreddore. Sto giusto avendo qualche residuo, ma di botto proprio. Capite quanto è potente? Quindi, allora, io vedo che forse siete in quattro. Chi vuole partecipare? Chi vuole provare? Mi scrivete e mi dite chi vuole provare il Theta Healing? O stasera nessuno vuole provare il Theta Healing? Se nessuno vuole provare il Theta Healing, vi faccio. Possiamo parlare un altro poco del Theta, potete fare domande quanto volete voi e facciamo la meditazione. Ma se qualcuno vuole provare il Theta Healing, glielo faccio provare. Lo so che sembra pazzesco, Maria Rosaria, però funziona. Ah, benissimo. Allora io invito Maria Rosaria, ha deciso che vuole provare, e io invito Maria Rosaria. Pronta Maria Rosaria, stai in un posto. Vediamo come si fa. Ok, no, vuoi chiedere a Mario Sarria di partecipare? Sì, ecco qua, aggiunta. Perdonate, sono sempre un po' farraginoso nell'usare. Accettato, in modo che andiamo in diretta. Aggiunta in corso. E vediamo Mario Saria che problemi può avere, ma la realtà è che dobbiamo vedere quello che dice lui da lassù, perché se no non è Theta Healing.
Guardate, io sono anche psicoterapeuta, ma... Ok. Buonasera, Maria Rosaria. Buonasera, buonasera Buona. Angelo. Benissimo. Maria Rosaria, non in piedi, bisogna mettersi in un posto No, calmo. stavo chiudendo la porta, Angelo. Perfetto. Ok, sì. Sono qua. Aspetta, Che così. già lavoriamo a distanza, quindi Sì, mi serve che si mette in un luogo calmo, che sta tranquilla, appoggi il telefono da qualche parte, ok, lo tutto appoggia. sì. Noi vediamo solo un terzo della faccia. Ah, ecco, un poco meglio. Ok, così mi vede? Benissimo. Aspetta, Insomma, una parte. ok, così. Ok, Maria Rosaria. Maria Rosaria, dopo, ora che iniziamo a lavorare, occhi Sì? chiusi perché deve cercare di andarsene più dentro di sé possibile, Sì? perché quando si lavora in theta healing, appunto, dobbiamo andare allo stato theta. Conosci lo stato theta? Benissimo. Allora, però prima di metterci così con gli occhi chiusi, cioè, qual è la problematica che piacerebbe risolvere? Allora, diciamo che sono parecchi mesi che proprio io sento una tristezza dentro, una non voglia di fare niente, nel senso apatia e solo mangiare dalla mattina alla sera. Oh, mamma mia, e che è successo? C'è qualcosa? Non me lo so, non lo riconosco, non capisco il perché. Diciamo, avevo fatto una dieta ed stavo perfettamente bene, poi è scattato qualcosa di me, ho ripreso il doppio di quello che avevo perso. Diciamo che questi solitamente, fatemi parlare un attimo come psicologo. Solitamente quando scattano queste cose, o c'è una delusione che è avvenuta, che lei ti aspettavi di raggiungere un obiettivo con questo dimagrimento, invece non è cambiato niente, ti sei accorta solo che eri un po' più magra e basta. Oppure, e quindi bisogna vedere per esempio perché è stato fatto questo dimagrimento, se per... dimagrire, possibile dimagrire basta per riconquistare un uomo, per No, no, esempio, no, per no, stare no, 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 in diciamo a livello di salute mia, nel senso perché facevo molta fatica, ero molto affaticata e avevo preso troppo peso che io non ero mai stata così grossa, capisce, Angelo? Per cui no, l'ho fatto con tutta la buona volontà e tutto, e poi Allora, invece visto si è che ripreso. ci chiamiamo per nome, diamo Sì, subito che tu non se ne parla più. Va ok. bene. Allora, io vado un attimo su e vediamo quello che mi viene, ok? Grazie. Chiudiamo quello che mi dice da lassù, chiudiamo gli occhi. E a Grazie. tutti quanti, ormai l'avete capito, questo è un momento cruciale che bisogna aspettare che arrivi nella mia mente le informazioni del creatore. Fortunatamente non mi emoziono più perché lo faccio da tanto tempo. Maria Rosaria, sembrerebbe come se non ci fosse una vera e propria ragione, ma è come se tu vivessi come per sopravvivere, non con qualche scopo interessante. Come mai questo? Sto sentendo bene? Sì, no, sento bene quello che dici, Angelo. Sì, No, io sto sentendo bene, così la faccenda. nel senso che così si vive e basta, senza nessun. Perché non hai un interesse per la tua vita? Non lo so, non lo so. Boh, dico vabbè, un giorno come un altro, andiamo avanti così. Non lo so, non lo so. Proprio apatica, ecco, questo dico. Sì, faccio il Ma mio. io sento una costrizione. Mi arriva che tu sei costretta. Da che cosa sei costretta? Stai vicino a qualcuno?
Devi stare vicino a un genitore per No, caso? no, 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 i miei sono già nell'oltre, no, no, non sono costretta, no, 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 non mi sento, magari inconsciamente, però no, i miei genitori sono già nella luce, no. Quanto tempo fa? Da quanto tempo? Che cosa che sto Da facendo quando così è che che... No, da quando è che sono nella luce? ho... Allora, il mio papà dal 2008 e la mia mamma dal 2013. Eh no, avresti già dovuto sganciarti. Sì. Sì, E c'è anche una paura di muoverti. Perché? Che succede se ti muovi? Di muovermi, cosa vuol dire? In che Nella senso? vita, nel fare qualcosa di diverso. Ma perché dico ormai, vabbè, ho raggiunto ormai una certa età, va bene così, ecco, mi accontento. Cioè che età hai? Cioè Io ho 62 anni. 2 anni in meno di me. Ecco. Io ora vado a fare i mondiali di ping pong a Roma tra una settimana, faccio le dirette, mi diverto, attendo la mia anima gemella. Cioè perché pensi che 62 anni ti devi fermare? Non lo so, magari è una cosa mia inconscia, io non ero così, io ero una persona sempre attiva, poi dopo boh, mi sono seduta e basta, lascio scorrere come debba andare, ecco, non ho A me esce obiettivi. che è come se avessi smesso, cioè gli obiettivi che ti eri posto sono finiti, ma perché non Sì, te ne poni altri? ecco, sì, Allora esatto. possiamo fare una cosa subito, subito. Nel Sì. Theta Healing c'è il concetto che il creatore ci insegna dei sentimenti. Può insegnarti stai in silenzio ora, chiudi gli occhi, cerca di... Io dirò questo insegnamento che lui ti vuole fare. Se tu sei d'accordo, mi dirai sì alla fine. E se già sei d'accordo mentre lo senti, vedrai che già inizia ad entrare. Ok? Può insegnarti, creatore, che sai come sentire e percepire te stessa e comprendere che cosa ti interessa e cosa è possibile fare per il tuo percorso nella vita, senza pensare che ci sia un'età che finisce il percorso? Che sai come concludere il percorso quando vai oltre, senza pensare che il nostro percorso finisca prima, senza Sì. credere che siccome è un'età è finita la tua vita, senza pensare che sia troppo faticoso, troppo difficile creare nuovi percorsi, nuovi presupposti, nuovi obiettivi. Che sai come fare tutto questo con amore? Che sei degna, sei in grado, lo sai fare da adesso, al meglio per te, nel più alto dei modi possibili. Può fare questo insegnamento il creatore? Sì. Questi sono i residui di quello che ho passato. Allora. Ho deciso che ora mi devo riposare. Perché ti devi riposare? Sei Non lo so. stanco? No. Posso controllare una cosa? Ho Sì. la definizione del creatore e la mia qual è la sua di riposo. Dice che non ce l'hai. Te la puoi insegnare? Puoi insegnarti, creatore, che sai come riposare nella vita, rilassarti Sì. e temprando. Ti permettendo a te stessa di riprendere energie per nuovi interessi, nuove occasioni, nuove opportunità, Sì. senza pensare che le nuove opportunità debbano essere faticose, laboriose o che ti costringano, che Sì. se degna sei in grado, lo sai fare da adesso, meglio per te, nel più alto dei modi possibili. Si può fare? Sì. Ok, allora, vediamo un po'. Accetto di avere dei nuovi obiettivi, rifiuto questo. Ok, sta a posto. Io testo me per verificare te, visto che stiamo a distanza. Dunque, vediamo le altre cose.
mi sento, ho tristezza, questo ci sta ancora. Vediamo di capire questa tristezza da dove esce. Allora, no, sei triste perché mi sento ferma. E perché non ti crei qualcosa cambia questo stato? Perché è come se io avessi un blocco, ecco, un blocco magari mentale, inconscio. Allora, stavo provando a vedere, a pensare, no, a degli amici e mi esce che hai paura degli amici. Perché hai paura degli amici? È successo qualche delusione? No, 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 ne ho una sola io di amica, non ho altri amici. Un'amica. Ho Sì. paura di questa amica? No, non hai paura di questa No. amica. Mi fido di questa amica? Ok, Sì. a posto. Però a me esce che ho paura degli amici in generale. Perché hai paura di farti amici? Sai che non mi so dare risposte? Perché magari io sono una persona piuttosto chiusa, sto per conto mio, sto anche bene per conto mio, non No, sento. perché sei triste. Ah, No, non stai bene perché sei triste. già, sì. Magari Potrebbe succedere? me ne Dimmi creo ora. un po', che potrebbe succedere se conosci qualcuno, degli amici? Niente, niente, non succede niente. Di chi hai paura? Hai Di paura che ti giudicano? niente. No, no, assolutamente no. E No. invece qua risulta sì. Ho paura che mi giudicano. No, no, non lo Perché che so. potrebbe succedere se ti giudicano? Magari in questo stato così come sono io adesso, nel senso che ho sovraccaricato il mio corpo, magari io, ecco, io non mi sento bene, ecco. Ah, che sei in sovrappeso? Bravo, bravo, sì, assolutamente sì. Sì. Ma dimmi una cosa, io sento che questo giudizio tu lo tieni addosso da molto tempo, ti senti sempre giudicata. Chi è che ti giudicava tanto? Ah, vabbè, nella mia famiglia, mia mamma, ma mio papà erano loro i nostri No, giudici. no, mamma no, papà. A Papà, me papà. risulta che papà ti giudicava tanto. Papà. E ci sono traumi perché papà ti giudicava tanto. E perché tu lo subivi questo giudizio perché gli volevi molto bene. Sì. Senti, Bella, possiamo togliere questo trauma che hai dovuto a papà che ti giudicava tanto? Sì. Ti vediamo a sganciare questa pressione che hai tu sui giudizi. Posso? Sì. Ok. Tu vedi quello che senti. Controllare. Ho traumi. Ah, non si è tolto. E come mai? Ah, tu hai dei giuramenti a papà che farai, che avresti fatto tutto quello che lui voleva. Quindi accetti in pieno i giudizi. Posso dargli questo giuramento? Sì. L'hai fatto da giovane, molto giovane, però l'hai sempre mantenuto. Allora tolgo questo giuramento, ok? Sì. Cioè, quando io dico tolgo questo giuramento, è sempre il creatore che lo toglie. Io Sì, dico a lui che le di toglierlo. Ok, ho un giuramento che farò sempre quello che diceva. Ok, ho un trauma che papà mi ha giudicato. Ok, se n'è andato. Sono bello questo. È cambiato qualcosa dentro? allora, dentro un gran calore sento, con gli occhi chiusi vedo dei colori. E Fa piacere. mi sento come scarica, nel senso come dire un peso dalle spalle. Ottimo. Allora, vediamo un attimo. Se vedo gli amici mi giudicano, è andato via. Ho paura degli amici, è andato via. Ok, vedrai che mo sarà più facile fare gli amici. Però aspetta un po' perché pare che voglia fare. No, dice che c'è qualche altra difficoltà. Ti vuoi fare un insegnamento? Può insegnarti il creatore che sai com'è possibile relazionarsi con gli altri senza aver paura degli altri, senza aver paura che stiano lì pronti a giudicarti, che sai come accettare gli occhi degli altri, i giudizi degli altri, le parole degli altri. Senza pensare che
siano sempre dette con cattiveria nei tuoi confronti, che sai come vederle per quelle che sono, parole, e che sai come giocare con le parole, sai come permetti di giocare e rispondere alle parole senza avere paura, che sei degna, sei in grado di fare questo, lo sai fare da adesso, meglio per te, nel migliore dei modi possibili. Può fare questo insegnamento? Sì. Senti, questo è un insegnamento curioso, io non l'ho mai fatto. Non ho mai insegnato che tu questo gioco delle parole, com'è? Tu risenti delle parole delle persone? Sì, C'è perché ho tante questa persone. difficoltà? Sì, perché boh, magari forse sono un po' tanto sensibile e mi Ah, feriscono, ecco. ecco perché ti ha fatto questo insegnamento, perché io non avevo mai fatto un insegnamento simile. Quindi tu c'hai un eccesso, ti ha insegnato a rispondere a tono, hai capito? Sì. Cioè, ti stuzzicano e tu stuzzica loro, gioca, dice, impara a giocare, è solo gioco, le parole, nient'altro, non gli dare più peso di quello che hanno. Ok? Vediamo un po', mi danno fastidio le parole che mi dicono, vediamo se hai traumi. Ho traumi per le parole che mi hanno detto? Sì. Ah, però qua c'è qualcosa di pesante nelle parole, nei traumi. Aspetta un momento. Qua ci sono delle offese però, sono offese da donne. Questa è mamma che ti ha offeso. Eh sì, c'è un'offesa da parte di mamma con le parole. Posso che, non ho bisogno che me lo dica, ma penso che tu le sappia. Però le possiamo togliere? Posso toglierti questo trauma per Sì. queste offese che ti ha fatto? Sì. Vedi, mo io che ne sapevo di questa cosa. Ok, vediamo. Trauma per le offese che mi hanno fatto con le parole. Sono libero da questo. Questo è sicuramente un altro peso che se ne va dalle spalle. Ho giuramenti contro mamma per queste offese. Posso togliere i giuramenti? Se Sì. no ti bloccano i Sì. tuoi giuramenti contro mamma. Sì. È triste quando ci pigliamo con i genitori a cui vogliamo bene, lo so. Ho giuramenti contro mamma, ho traumi per quello che mi ha detto mamma, per le offese che mi ha fatto. Ok, è andato via. Come va? Meglio, mi vengono quasi le lacrime agli occhi. No, Ci sta, ma senti dolore anche da qualche parte? no, no, no. Ok, avvisatemi sempre se c'è dolore o No. un fastidio, perché sono i movimenti che avvengono conseguenziali a quello che abbiamo fatto e quindi bisogna aggiustare. Le lacrime non ti danno fastidio, sono lievi? Sono lievi, sì. Ok, quindi sono piacevoli, non Sì. c'è bisogno di mandarle via e sostituirle con amore incondizionato. Non c'è bisogno? No, no, Oh, no. ok, perfetto. Allora, vediamo un poco. Ho paura di muovermi, è scomparso. Ho paura degli amici, è scomparso. Mi danno fastidio le parole, è scomparso. Allora, mi fai un'immaginazione, visto che prima immaginate i colori. Adesso fai una bella cosa. Immagina che stai con dei nuovi amici, quindi persone che non conosci. E dimmi che ti succede. Sorrido, sorrido, sono contenta, ecco, mi viene da sorridere con queste persone e sono grata, ecco, grata Ok. di poter colloquiare con loro. C'è un uomo che si inizia ad interessare a te. Che succede? Io sono sposata. Ah, e si interessa lo stesso. Che succede? Ah, niente, ci posso bere un caffè e colloquiare, ecco. Sì, non sento vergogna. Ok. Ok, però tu c'hai una paura. Ho paura che sto rovinando la relazione con mio marito. No, 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 no. No, 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 togli gli amici, no, togli da quella scena. Questo mo è a prescindere. Non c'entra il fatto di quel ragazzo che questa immaginazione si è avvicinato. No, però
Io sto sentendo che tu proprio di base in questo periodo, il tuo stare, quello che, come sei stata fino ad oggi, hai questa paura. Vediamo se te la posso togliere un attimo solo. Con quello che hai fatto, con quello che era avvenuto dentro di te, tu eri un po' chiusa su tutto, quindi anche con lui. Sì. Quindi era come se tutto fosse diventato monotono, sempre lo stesso, Sì. Esatto. come se niente variasse. Dunque, allora. Puoi insegnarti, creatore, che sai come ravvivare qualsiasi situazione che ti interessi, senza pensare che le cose sono finite, chiuse per monotonia, stanchezza, che sai che se senti che una cosa ti interessa, sai come riavvivarla, riattivarla e ravvivarla sempre, in qualsiasi momento. Senza avere paura che sia impossibile, Sì. senza temere che tu non conti più e non possa realizzare questo, che sai come sentire la tua presenza dentro di te e permettere all'amore del tuo cuore di diffondersi in te e di farti sentire quanto è potente e forte dentro di te e quindi farti reagire. E sai Sì. farlo con facilità, con gioia, senza Sì. paura di essere sola, perché nel sentire l'amore dentro di te senti la scintilla divina che ti sostiene, ti unisce, che ti ricorda che il creatore è in te e che tu sei parte di lui e quindi ti ama, ti sostiene, che sai come fare tutto questo, che sai permettertelo di sentire, di percepire, di vivertelo. Senza pensare che hai colpe o che non sei degna. Sai fare tutto questo da adesso, meglio per te e nel più alto dei modi possibili. Sì. Può fare questo insegnamento? Sì. Quanti insegnamenti stasera? Stiamo migliorando. Tantissimi. No, Stiamo migliorando. sono io, non tu, Angelo. Senti, allora io sento che va bene così. Così diamo il tempo a qualcun altro di fare anche lui un esperimento. Perfetto. Però mi raccomando, ricorda, non so se lo sai già perché hai seguito le dirette. Noi siamo come i computer. Quando tu metti nuovi programmi nel telefonino, nel PC, lo spegni e lo riaccendi. Quindi anche tu devi essere spenta e riaccesa. E questo avverrà stanotte. Quindi, ora che stacchiamo. Non Sì. ti mettere a pensare a quello che abbiamo fatto, No, scorda, perché no, deve essere fatto questo reset. Poi, se vuoi, ci puoi pensare domani. Però, se ti capita qualcosa che non mi ricordo bene che è successo ieri, no, non, lascia andare, vuol dire che sta andando via. Ok? Sì. E quindi, va bene? Grazie. Adesso vediamo. Allora, io ti saluto. Grazie mille, grazie. Grazie Di Angelo. niente, lo faccio un piacere farvi provare il Che tè bello, che bello, che bello, che bello. Grazie mille. Grazie. Prego. E vediamo adesso chi ti sganci, non so se forse devo Io fare così. non so Vediamo. come fare. Non so. Aspetta. Cosa No. devo fare? Uscire. Aspetta, dove devo schiacciare? Aspetta, vediamo un po'. Questa è una cosa magica. Perfetto, grazie. Allora, vediamo chi di voi vuole partecipare ora. Buonasera Esther, Anna. Allora, chi vuole provare il Theta Healing come ha fatto Maria Rosaria? C'è qualcuno di voi che vuole provare? Se no, in questo frattempo che rimane, possiamo fare anche la meditazione, come preferite. Ma se c'è qualcuna
di voi che vuol provare Theta Healing, io sono a disposizione. Non mi stanco e non c'è fatica perché, Esther, benissimo. Allora, Esther, io la invito perché non mi stanco perché sto con lui, mi carica quando sto facendo. Allora, ecco qua. Esther, aspettiamo che Esther si collega. Sperando, come ho detto prima, a me, Rosaria, che si è messa in un posto comodo, calmo. Esther? Ci sono. Accendo Esther? Buonasera, Esther. Salve. la luce, così forse Sì, si vede meglio. va Ok. benissimo. L'importante è che ci fermiamo. Eccomi. Sera, il telefonino da qualche parte perché Esther si deve mettere in uno stato profondo perché già la proviamo a distanza, è la prima volta che proviamo il Theta Healing e dobbiamo dare almeno delle condizioni. Per qualcuno che potrebbe dire che ci vuoi far prendere il mal di mare. Ah, ok. Allora, benissimo. Che c'è di grave che ci sono problemi, cara Esther? Io personalmente è un'annetta sta parte che per fortuna ho trovato l'amore e va abbastanza Oh, bene. che bello. Un po' di problemi mia figlia, però che pensa sempre, sentivo prima la cosa che lei non si fa scivolare da dosso le cose che le dicono, e quello questo, e insomma. La figlia. Allora deve mettersi, mi deve chiamare la figlia. Ok. Sì, maestra, ma a te cos'è che preoccupa? Perché io vedo un viso preoccupato. Un anno che hai trovato l'amore, dovresti essere felice, contenta, e invece vedo un viso preoccupato. Come mai? La preoccupazione mia è sempre mia figlia. Quanti anni ha questa figlia? 37. E quindi non è una figlia, è una donna. O Madonna, c'ha no? 4 bimbi. Però nella vita sentimentale sembra che la va sempre male. Oh, non ha preso l'esempio dalla mamma che nonostante l'età si è trovato un bell'amore. No, lei non le va bene, mai. È il primo. Ok, perché è insoddisfatta, vuole qualcosa di troppo? No, non è lei, è che sono magari anche il suo carattere, per l'amor di Dio. Però, e sono stati i mariti che non sono stati all'altezza. Il primo, vabbè, la riempiva di botte, insomma, così, e l'ha lasciato, Questo è grave. aveva 2 bambini. Poi ne ha trovato un altro, sembrava che tutto fosse bene, e ha fatto 2 bimbi, ma poi alla fine lui non accettava più i primi 2 bambini di mia figlia, e quindi anche con questo si è mollato. No, Ora non c'ha ho 4. capito la ragione del secondo perché è mancata la Il voce. secondo non accettava gli altri 2 figli di mia figlia, i primi due. Nel frattempo gli ha fatto due figli. E 2 figli e poi è cambiato di più, che ne so io. E quindi no, no. c'era sempre E tutta la quindi figlia. mo questa figlioletta si trova quattro figli. 4 figli. Mamma mia. Ed è sola. No, l'ha trovato un altro compagno. Eppure fortunato. Oh. Ha avuto un coraggio questo a prendersela con 4. Ma va bene perché vanno bene loro, però quello precedente insieme alla sua compagna Rompe. rompono. Sì, perché la compagna è l'ex del compagno di mia figlia. Capito cosa hanno fatto quei due? Divertimento. Beautiful. Dovete sapere, perdonatemi che io rido. Io sono un terapeuta familiare, sono un sistemico relazionale. Quindi per me questa cosa che ha detto Esther è proprio un invito a nozze, cioè di giocare, no? Sono proprio
proprio le cose che noi studiamo e lavoriamo. Va bene. Lo so. Allora, cerchiamo di creare un po' di pace in te. Vediamo di chiedere al creatore quale pace. È chiaro che non stai tranquilla. No. Sei nonna di quattro bambini e sei preoccupata per loro e per tua figlia. Giusto? Allora, e c'è solo questa figlia o c'è altri figli? Il maschio più grande, ma lui è tranquillo, sereno e basta. Va benissimo. Sposato, sistemato. No, no, no. Lui si è lasciato dopo una convivenza di 12-13 anni perché lei voleva un figlio, ma mio figlio non ne vuole. Ma guarda, Perché tua figlia ne fa quattro e lui uno solo, lui nessuno. Bellissimo. Va bene. lui ha subito tanto da suo padre e ha paura. Che con un bambino lui diventa come suo padre, ha questa paura qua, capito? E allora stai spiegando perché lei si è trovata un uomo che all'inizio le ha dato le botte. Perché vedi, stai parlando di un marito che è stato terribile. Ma non a livello di botte, ma a livello proprio verbale. Lo so. E poi chiaramente si va oltre. Va bene, vediamo un po' cosa possiamo fare per te. Vediamo quello che mi suggerisci. Soffro molto d'ansia, eh. Molto d'ansia. Prescindere da tutto, vi ricordo la respirazione addominale. Sì. Imparate a fare la respirazione addominale perché l'ansia se ne va via. Noi dovremmo respirare sempre con l'addome, quella che si usa per i cantanti. Semplice. Se fate yoga, la respirazione yogica completa. E non quando c'è l'ansia, sempre, se no, quando c'è l'ansia non la sapete fare. Allora, vediamo un attimo però. Allora, prima di tutto con quello che sto sostenendo, una cosa che chiedo, ti voglio chiedere conferma. Sto sentendo bene che tua figlia non è stata una preoccupazione per te da quando è grande, ma da sempre, anche da quando era piccola. Sì, era un po' monella, sì. Sì, però probabilmente Viva. anche il doverla difendere cioè. Ok, vediamo di capire in che modo, perché c'è un legame molto forte. Sì, c'hai un obbligo di difendere tua figlia. Posso togliere questo obbligo? Probabilmente l'avrai fatto con tuo marito. Vediamo, ho iniziato a difendere, come si chiama il nome di lei? Francesca. Ho iniziato a difendere Francesca da quando era piccola da mio marito. Eccola qua. Quindi è iniziata dai 4 anni questa cosa. Ti ci trovi? No, lo senti dentro? Comunque, Non tanto, no, perché a veramente gli me mi esce un bel sì veramente. vivo più il maschio, perché il marito ce l'aveva più col maschio che con la femmina. No, se io testo, devo difendere un figlio, esce no. Invece con lei c'è proprio un obbligo, non so perché, forse perché eravate donne uguali. Posso togliere quest'obbligo? Perché deve essere tolto quest'obbligo? Perché ti opprime. Sì. E posso togliere il trauma che hai sempre dovuto difendere lei? Ok, ho un trauma che ho sempre dovuto difendere Francesca, ho un trauma che, no, ho un obbligo e devo difendere Francesca. Ok, questa cosa non c'è più. E poi mi dici se cambiano delle cose dentro di te.
Francesca mi preoccupa, vedi, già è cambiato molto. Ho paura per Francesca, ho paura per Francesca. Vediamo un po'. Hai detto che ha trovato un nuovo ragazzo. Mi piace questo nuovo ragazzo, esce sì. Penso che fa fuori anche questo. Ah, tu pensi che lo fa fuori? Mia Perché Francesca fa fuori gli uomini. Ah, tu dentro di te c'hai l'idea che lei fa fuori gli uomini. E perché lei fa fuori gli uomini? se secondo me è insoddisfatta, cerca sempre il pelo nell'uovo. Non lo so, gli altri due voglio capire che erano, perché la prima sono stata io a dirgli di lasciarli a quegli altri due. Dicevo, fai bene, ma Ma comunque. questo, già che si è preso quattro ragazzi, dovrebbe essere un santo. Veramente un bravissimo ragazzo, l'aiuta in casa, mia figlia lavora pure, non è che ha quattro figlie e sta a casa solo con loro, va pure a lavorare. Quindi lui l'aiuta in casa, fa di tutto, di più. Caspita, si è proprio innamorato. Sì, è innamorato. Allora. Lei quando succede qualcosa di quella se la piglia con lui, perché lui dice che lui è il tipo che si fa scivolare tutto da addosso, qualsiasi cosa dicono quegli altri due di là. Invece Ok. mia figlia si prende e poi esplode. Va, se la va con lui, lo butta fuori di casa. Vediamo come posso aiutarti, perché questa sì, la potrei anche togliere a te, però sento che tu sei legato a lei e la vuoi aiutare. Aspetta un po', Che fammi mia vedere. ma ci mancherebbe, io ammazzerei per loro, eh. Certo. Allora, io non posso fare l'insegnamento direttamente a tua figlia perché c'entra il libero arbitrio, mi segui? Però possiamo tentare, tramite l'albero genealogico, di fare un insegnamento a te, al tuo albero genealogico, perché se tu dai l'autorizzazione, questo si può fare. E sperare che tramite l'albero genealogico arriva anche lei. Ok? Certo. Può insegnare il creatore a te e al tuo albero genealogico che sapete come accettare ciò che avviene nella vita senza polemizzare, senza aver paura che tutto debba essere perfetto, Sì. che ci sia sempre dell'altro da cercare, che sapete come vedere la bellezza e la realtà di quello che si ha, senza aver paura che quello che si ha è poco, senza pensare che per avere gioia bisogna fare qualcosa di eclatante, che sapete come percepire e sentire tu e il tuo albero genealogico la gioia nelle piccole cose, che siete degni, siete in grado, lo sapete fare adesso nel più alto dei modi possibili. Si può fare a te al tuo albero genealogico? Sì. E speriamo che questo può averla aiutata. A te, tu già di per te hai accettato un amore, no? Una nuova vita. Allora, vediamo un po'. Oh, devo difendere mia figlia, non c'è più. Mi preoccupo mia figlia. Forse è mollato un po'. Perché mi è sceso, ho provato a chiedere se tua figlia è insoddisfatta, è uscito no. Allora c'è. Posso insegnare un'altra cosa all'albero genealogico per aiutare tua figlia? Posso insegnare io te lo dico, vedi se tu dici sì. Che sapete come accettare gli uomini per come sono? E che sapete vedere le differenze da uomo a uomo senza rifarsi su un altro uomo di quello che ha fatto un uomo precedente, senza far pagare a un altro uomo quello che ha fatto un altro, che siete degni, siete in grado, lo sapete fare da modi possibili. Si può fare? Tua figlia ha
una sorta di vendetta interiore nei confronti di tuo marito, che la costringe a rifarsi sugli uomini. Ecco perché li fa fuori. È come se si vendicasse con loro di quello che ha subito dal padre per amore. È chiaro com'è? Però spero che tramite questo lavorare con l'albero sia riuscito a arrivarle, perché purtroppo io col Theta Healing si è legati al libero arbitrio e io non posso fare qualcosa senza che lei dia il consenso. A volte si può, il creatore lo fa, però che so, per esempio, una mamma con un bambino, perché è affidata a lei, eppure per una bambina di 5 anni inoltre mi ha detto no, deve deciderlo lei. Quindi, per cui, come ti senti, Esther? Ti Un po' sollevata, un po' di mal di testa mi è venuto però. è venuto mal di testa? No, potrebbe anche essere perché stiamo lavorando. È come la sensazione di dormire che tieni sonno. Sì, una cosa che mi opprime, sì. No, 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 questo è il processo del teta. È perché stai in uno stato teta. Appena stacchiamo, vedrai che scompare. Non lo combattere. È la testa che si è rallentata, perché sennò non tenevamo i risultati. Bene, sì, un po' di respirare molto, di buttar fuori. Tu l'ansia, hai detto che c'è l'ansia. Vediamo se ti posso dare un aiutino maggiore per l'ansia. E il punto è che tu vorresti cambiare queste cose, ma non puoi perché è lei che decide. Lo so. Ma il punto è che tu lo vorresti cambiare anche per tuo figlio. Cioè, tu ti prendi il carico di tutto addosso, capito? Sì, È come se pensassi ancora che sono ragazzini non lo so. e non puoi farlo. Quelli sono uomo e donna. Lo Anzi, so, ma vita mia, devo fare. L'uno perché è stato sempre maltrattato e quindi guai a chi lo tocca. L'altra perché realmente quando era piccola è stata male, non sapevo se viveva, se campava e forse questa cosa anche di dire no, devo aiutarla perché deve vivere, perché la mia paura è che faccia troppe Ecco, cose, sia forse per onestamente. questo la dovevi difendere. Senti, posso farti un insegnamento per l'ansia? Vediamo se posso aiutarti un po'. Puoi insegnarti, creatore, che sai come permettere ai tuoi figli di usare il loro libero arbitrio senza preoccuparti delle scelte che fanno, senza aver paura per le scelte che fanno, che sai come accettare che facciano errori, senza temere gli errori che fanno, senza aver paura che poi ricadano su di te, Sì. che sai come fargli permettere che loro sperimentino le loro paure, tensioni, vita, e che sai come permetterti di godere la tua vita senza dover pensare sempre a loro, senza pensare che devi, che Sì. Sì. sai come sentirti libera di viverti la tua vita, che sei degna e ben grato, lo sai fare adesso, meglio per te, nel più alto dei modi possibili. Può farlo? Sì. Ok. Posso togliere i traumi che ti sei sentita sempre i tuoi figli sulle spalle? Ok, il trauma è andato via. So il bene questo. L'insegnamento è andato completamente. Che dici? Sono le 25, quindi mi sa che ti devo salutare per poi salutare anche gli altri. Allora, mo apri gli occhi, che dobbiamo staccarti. Ti stacco, così tu inizi a sentirti meglio. Sta andando via quel peso alla testa. Apri Sì, mi stava bene venendo. gli occhi. Che dici? Ok, c'è un pianto? Sì. Ah, con l'insegnamento ultimo è venuto un pianto. Posso mandare la luce del creatore e sostituirlo con amore incondizionato? Sì.
Le mamme a volte non si rendono conto che si prendono dei carichi dei figli, a volte anche se non fanno niente, perché se lo sentono addosso comunque. Ma è anche perché la vita che, cioè io, il padre, cioè non è che è stata una vita a metà per i miei figli, cioè un po' il padre, un po' la madre, ero sempre io, non hanno vissuto una vita con un È padre che così. li adorava, li faceva, un po' la femmina sì, però neanche col padre che ci Ma giocava, cioè. guarda. Quindi io ho rivolto tutto il mio amore che avevo anche per mio marito, tutto sui miei figli, e per me sono tutto. Va Se benissimo. l'amore secondo me, allora uno prende un po', ha capito qual è stata la mia cosa. Capitano, sono le avventure della famiglia. Io sono figlio, mio padre se n'è andato da quando ero piccolo. Quindi, eppure sono cresciuto abbastanza bene. Ma anche i miei figli, però averlo lì è come non averlo, è meglio che se ne andava, era meglio. Dice non c'è, non c'è, però per 30 Allora, anni averlo su, fammi. vicino è come Esther, non averlo. devo salutare, se no non riesco nemmeno a salutare gli altri. Un Grazie, abbraccio. grazie. Se avete bisogno di me, comunque mi potete trovare, lo sapete. Sì. Non è la prima Ciao, volta che ti ciao. Ah, seguo. benissimo. No. Stacca un poco perché non so se so staccarti. Ciao, ciao. Ciao. Allora, vedo che c'è qualcun altro che avrebbe voluto fare. Graziella, ma se vuoi fare una seduta ci possiamo sentire, mentre per il Theta Healing per stasera non abbiamo più tempo perché ci sono 3 minuti. Vi faccio dei commenti. Non abbiamo avuto dei Theta Healing facili stasera. Perché non c'era una cosa da rimuovere semplice che andava via. Quando sono complessità di vita, ci vuole del tempo, vanno tolte tante cose, perché noi siamo fatti di tante cose. Se è successo un fatto, un trauma, una cosa precisa, è bellissimo che Theta Healing ve la toglie, boom, e voi cambiate di botto. Ma se invece c'è una problematica di più aspetti di vita, bisogna fare un lavoro preciso, un po' qua, 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 e quindi ci vuole più tempo. Perché il Theta Healing è fantastico, ma un attimo per attuare miracoli ci vuole un po' di tempo. Per quale ragione? Non perché non sia possibile farlo immediatamente, noi possiamo guarire immediatamente se noi ce lo permettiamo. Il problema è questo, è che noi non ce lo permettiamo. Io per primo, nonostante tutto quello che so. Quindi l'inghippo, perché noi non ci permettiamo di guarire immediatamente, pensiamo che sia impossibile cambiare le cose, eccetera. Va bene? Allora, per chi mi volesse sentire, vi posso dare il mio numero telefonico 339 134 1320. Mi dimentico sempre di metterlo in aggiunta. O se no, la mia email che è angelo.crispino, già lo sapete, gmail.com. Va bene? Se non vi rispondo subito è perché sto casomai seguendo qualche paziente, ma se no sono a disposizione. È proprio il mio lavoro, no? Questo faccio. Va bene? Quindi ho risposto, Graziella. Spero che vi sia piaciuto. So che ci vediamo tra un mese, però da settembre ci saranno delle novità, poi lo troverete stesso su Bridge of Light. Arrivederci, alla prossima.